Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino, un evento che, come fu giustamente detto, non fu soltanto raccontato dai giornalisti, ma in buona parte fu anche causato dai giornalisti. Appena 3 metri e mezzo, lungo 155 chilometri, molto più piccolo dunque di altre fortificazioni anche antiche. Un muro però che aveva segnato una ferita indelebile, che aveva caratterizzato il Novecento, un secolo fatto di confini e divisioni. Un muro che aveva messo di fronte due blocchi inconciliabili, che aveva avvicinato due visioni del mondo rendendole lontanissime. Eppure la sua caduta, dopo 29 anni di terrore e tensione, avvenne quasi per caso, quasi per sbaglio e senza spargimento di sangue. Certamente la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, era in crisi da molti anni, sia dal punto di vista economico, sia perché i cittadini protestavano sempre di più per le mancate libertà e il clima di tensione che caratterizzava il paese. Le manifestazioni erano diventate così tante e così imponenti da portare il 18 ottobre dell'89 alle dimissioni del leader Erich Honecker. Per cercare di placare queste tensioni, il gruppo dirigente, il Politburo, aveva organizzato proprio il 9 novembre una conferenza stampa nella quale intendeva parlare delle prossime riforme. Ora la DDR era solita organizzare eventi pomposi, ricchi di cerimoniali, ma assolutamente privi di contenuti. I giornalisti erano dunque pronti ad ascoltare una lunga e noiosissima conferenza stampa alla ricerca di poche informazioni da poter mettere nei titoli del giorno successivo. E invece, in un clima di calma quasi surreale, si trovarono di fronte a un evento che avrebbe cambiato il mondo. Sì, perché Günter Schabowski, il funzionario della DDR che divenne celebre proprio a seguito di questa conferenza stampa, incalzato dalle domande di alcuni giornalisti, in particolare di un giornalista italiano, Riccardo Herrmann, inviato dell'ANSA, iniziò a dire che effettivamente era stata varata una nuova legge per lo spostamento dei cittadini dell'est verso ovest. E così, leggendo una serie di foglie che aveva sul tavolo, aggiunse che i cittadini dell'est, da quel momento, sarebbero stati liberi di muoversi quando volevano verso ovest. Ab sofort, da subito. Subissato di domande, in un brusio crescente che lasciava trapelare l'entusiasmo ed evidentemente nel panico, Schabowski proseguì dicendo che la legge non prevedeva il possesso di documenti particolari e che valeva per tutti i cittadini dell'est, compresi quelli che stavano a Berlino. Praticamente stava dicendo che il muro era caduto. Lo stava facendo per sbaglio, tra l'altro, perché in realtà quel regolamento che gli era stato messo sul tavolo poco prima e del quale non aveva potuto discutere con i colleghi, era sì un documento di transizione, ma prevedeva delle restrizioni più severe rispetto a quelle che Schabowski aveva in realtà lasciato intendere. Ma ormai non si poteva più tornare indietro. Una rivoluzione silenziosa che, poco dopo la trasmissione della conferenza stampa sulle reti dell'Ovest, che potevano essere viste anche a Est, riversò in piazza decine di migliaia di giovani che si dirigevano verso il muro nel tentativo di passare per la prima volta quel confine. Un incidente diplomatico che avrebbe potuto portare a un enorme spargimento di sangue se non fosse stata per la lungimiranza di alcuni dei protagonisti direttamente coinvolti, come ad esempio Harald Jäger, che era a capo in quel momento delle guardie di confine, o come i vertici dell'Unione Sovietica a Mosca, in quel momento diretti da Mikhail Gorbachev, che fecero di tutto per evitare che esercito e apparati degli stati sovietici propendessero per una repressione violenta di quello che stava accadendo. I mesi successivi furono segnati da eventi politici di grande spessore, come il processo che portò alla riunificazione della Germania, ma anche da momenti terribili, come la scoperta degli archivi della Stasi, l'organizzazione di spionaggio della Germania dell'Est, che gettò un'ombra indelebile
su quel regime e che raggelò il mondo svelandone la violenza anche solo psicologica. Eventi terribili che per fortuna non furono in grado di soffocare la bellezza di quel 9 novembre. Le immagini di migliaia di ragazzi che si baciavano, si abbracciavano, ridevano, che sfidavano un confine solo apparentemente invalicabile alla ricerca di un futuro migliore.